Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi vi parlerò della partita di Coppa Italia Inter contro Milan. Il Milan esce da questa Coppa Italia, l'Inter arriva alle semifinali. Qui ho messo le formazioni. Abbiamo i soliti Skriniar, De Vrij, Kolarov, poi Darmian. Vabbè, la squadra messa in campo è praticamente la squadra titolare. Non vedo nessuno di panchinaro. Perisic forse. Va bene ragazzi, ma questa partita la decide un subentrato che sarebbe proprio Eriksen. Entra tardissimo, si fa male anche l'arbitro in questa partita. Per intensità posso dire che l'Inter la merita, però ovviamente la partita è stata viziata da questo rosso su Ibrahimovic. Ha cercato anche di innervosire l'avversario, Romelu Lukaku. C'era tantissima tensione, evidentemente era particolarmente nervoso, sentiva tanto questa partita e alla fine ha preso due gialli, forse il secondo giallo era opinabile, mentre sul rigore di Barella direi che c'era, anche se posso dire che Barella magari è stato un po' furbo a fare quel movimento, magari cioè, non ha fatto nulla per rimanere in piedi oppure per spostarsi di lì. Voleva essere colpito per prendere questo rigore e il rigore ci stava, quindi alla fine, grazie al VAR, è stato dato. L'ha segnato Lukaku, l'ha un po' anche lui, ha voluto un po' esagerare Lukaku, tirando un rigore un po' pazzerello, quasi rischiato di sbagliarlo. E niente, ragazzi, mentre il Milan non c'aveva come panchinaro, però l'ex giocatore della Juve Mandzukic, e quindi una volta uscito Ibra, pur facendo dei cambi, più o meno quelli erano i giocatori, quindi manca anche Çalhanoğlu, è entrato il nuovo acquisto Kalulu al Milan. Questi erano i giocatori. Dalot in difesa, magari una sorpresa. Tatarusanu in porta, mi ha sorpreso tantissimo, ha fatto delle ottime parate. E veramente ha mantenuto il risultato sull'1-1 quasi fino alla fine. Poi alla fine c'è stata quella punizione, l'ha messa dentro proprio Eriksen. E quindi alla fine, ragazzi, 2-1 se la porta a casa l'Inter. Quindi in semifinale ci sarà l'Inter. E adesso non bisogna neanche dire chi andrà a scontrarsi, con chi si andrà a scontrare. Però va bene, ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete like, commentate. E ci vediamo al prossimo video.